Presidente, siamo in registrazione. Bene. Allora, ha preso quanto c'è stato, è stato allora di discussione e dibattito, sono stato costretto a chiudere la seduta. Non accetterò mai più che si possa concludere in questo modo una seduta di commissione. Per intanto, nell'attesa di ulteriori chiarimenti, mi aspettavo che durante la sospensione il consigliere Ferrara potesse dare alla Commissione un chiarimento e al sottoscritto in particolare. Invito tutti a non sopraffare l'altro mentre si interviene, perché non è cosa giusta e mette in forte difficoltà i colleghi che stanno parlando e comunque tutti quelli che stanno ascoltando, perché francamente non si capisce nulla di quello che viene detto. Al di là delle prese di posizione, rispetto di ognuno, sempre che siamo in democrazia e ognuno può esprimere il proprio pensiero e può essere poi sindacato o meno su quello che viene detto, io chiaramente invito tutti a un momento di serenità per consentire a tutti di poter esprimere il proprio pensiero. Restiamo con l'incontro di domani, auspicando che domani non si ripeta quello che è successo oggi. Comunque restiamo per la seduta per giovedì congiunta. Qualunque azione, qualunque ripercussione, qualunque documento dovrà essere fatto con la commissione terza. Quindi vedremo come loro si determineranno assieme a noi. Non credo che sia un problema in questo caso, l'assenza non è legata solo alla nostra commissione, ma a una commissione congiunta con la terza. Ritengo che dopodomani insieme decidiamo i passaggi da fare per quanto riguarda l'assenza di tutti o quasi tutti i dirigenti invitati. Invito della segreteria se non ci sono interventi da parte dei colleghi, invito la segreteria. Io entro nel merito solo di una cosa. Sì. Ne è evidente che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona, quello che dice il collega Ferrara. Non lo prendete in una formula come se fosse provocatorio. Dice delle cose che ormai è sotto gli occhi di tutti quello che c'è. Cioè, la commissione sta andando verso qualcosa, cioè, ha perduto uno spirito della commissione, l'ha perduto. Cioè, la commissione deve essere ben altra cosa. Questo momento Giulio, sono d'accordo con te. Spiego perché, Presidente. Passiamo agli atti ufficiali, però. Ferrara lo dice. Giulio, passiamo agli atti ufficiali, però. Ferrara. Non parliamo solo. Facciamo gli atti ufficiali. No, Presidente, però deve fare parlare, perché se vuole che non ti viene... No, Giulio. Io non le voglio dire. Cioè, la Ferrara dice una cosa che è, in questo momento, la si nota. Cioè, quando c'è una situazione del genere, contro la collega Angelotti, perché uno la può immaginare contro la collega, non è contro la collega, dice che l'azione in questo momento la commissione possibilmente il poter in maniera diversa potrebbe aprire a qualcosa di diverso in questa commissione. Io non è che Ferrara voglio lo scontro con la collega o l'accusa di qualche cosa, ma certamente da capire quali sono le motivazioni, se esistono motivazioni vere per cui nessuno più vuole venire in questa commissione. Va bene, Giulio, lo capisco che sei sulla stessa lunghezza d'onda di Fabrizio Ferrara, e allora cerchiamo di essere consecutivi nelle cose, va bene? In che senso? Non ho capito. No, io ho capito benissimo. No. Non mi dire che non hai capito, perché io sono diretto quando parlo. Ma se sono diretto, non so se tu hai compreso che ti voglio dire io.
Come? Che penso quello che dico io. Cioè, non è che tu hai compreso quello che dico io, per l'amore di Dio, non è che puoi interpretare tu il mio pensiero. Io quello che dico io, almeno immagino. Vabbè, siccome è giorno 14 ci vediamo tutti di presenza, 5 minuti ce li possiamo dedicare tutti insieme. Ma noi abbiamo perduto pure tempo a poterci dedicare 5 minuti di presenza, anche lo potevamo fare pure il... Anche nell'attesa, non è che se dopo la commissione se uno... Io credo che tutti e due non abbiamo di questi problemi per poterci incontrare, e lo abbiamo fatto in altre occasioni. Non ne ma ritengo che se ci guardiamo in faccia sicuramente forse troviamo la soluzione anziché dare... Dopo la seduta di piano. Io problemi non ce n'ho. L'ho detto a Fabrizio, lo dico pure a te. Se non sta bene questa presidenza, si dimette immediatamente. Basta dirle le cose. Ma no, la presidenza non c'entra. La presidenza non va a portare sulla presidenza, la presidenza non c'entra niente. Ma io non posso essere ridicolizzato ad ogni occasione. Ma il problema è di natura diversa, secondo me, e quindi bisogna andare a capire che cosa sta succedendo. Non c'è la sua presidenza. La presidenza non c'è. La colpa è della presidenza. Non c'è la colpa di un collega. La colpa è della presidenza. Ma non c'è una colpa della presidenza. Ma non c'è una colpa della non è che quello che si è determinato ha generato la girolfe. Non c'entra la collega. Voi partite da un presupposto che qualcuno è colpevole. Io no. Io non credo che sia questo. E voi partite da un presupposto diverso rispetto a come la sto vedendo io questa situazione. Comunque. Ma scusami, quando tu mi vieni a dire che le persone, che gli assessori, che i dirigenti, che i funzionari, non vengono in commissione, c'è questa commissione, c'è l'orco Io questo non l'ho detto. Di che cosa stiamo parlando, Piccio? No, tu aggiungi delle cose che nessuno ha detto. Io aggiungo delle cose che nessuno, tu devi dire, quali sono le motivazioni? Le motivazioni poi te le dico. Le motivazioni io poi te le dico, queste non te le ho detto. Io ritengo che non ci sia migliore occasione di stare 4-5 giorni in religioso silenzio, diciamo, a svolgere i lavori della commissione e aspettare lunedì per avere l'occasione che ci guardiamo in faccia. Perché ci sono degli argomenti che la commissione per ora può trattare, possibilmente argomenti più particolari, quando ci hanno, per ora non ci sono, la parte politica non c'è. Argomenti più particolari, Mimmo, visto che puoi entrare nei particolari, ci entro. Argomenti più particolari, nel momento in cui c'è una situazione politica che è quella che è con la nota fatta dal sindaco e nessun dirigente va in contrasto con il proprio assessore, io credo che la commissione si possa occupare di altre cose, per fare delle audizioni degli uffici è una cosa diversa di altre cose, non è che esistono solo questi tipi di uffici. E lo stavamo facendo. Possiamo occuparci di altre cose. Se noi ci fossimo occupati in questo momento fino al 14 di altre cose, possibilmente saremmo andati fino al 14 e dopo il 14 alla situazione rinnovata, con gli assessori che possono venire, io credo che la situazione tornava calma. Noi in questo momento dovremmo, infatti, quando dico che qualcuno dice il 18, io sono più per guardare quella riunione e spostarla al 18. Perché forse è più corretto che se qualcuno ci dà l'indicazione del 18 avrei fatto quello che ha detto la segretaria. Ma se mi consenti, devo prendere la disponibilità della terza. Convocherei le altre persone al 18 e dico al 18 non può sbagliare perché è super dopo il 14. Quindi questo argomento me lo porto al giorno 18. E sarebbe stata chiusa la discussione. E basta, questo lo faccio le convocazioni e nessuno può mancare il 18.
Nel frattempo mi faccio quella con Cimino, che è diversa la situazione per guardare la situazione dell'amate. Nel frattempo mi faccio quella della situazione della rap, dell'immondizia che c'è in mezzo alla strada. Mi vado a vedere, quindi mi convoco loro per capire che cosa succede in città con un presidente che dice che fa venire l'esercito, deve intervenire l'esercito perché c'è una situazione drammatica. Non sappiamo quali numeri abbiamo reali in questo momento all'interno della rap per la modificazione della situazione. Cioè, mi vado a occupare di quello che in questo momento fino a 14. Giulio, mi pare che io quando ti chiedo argomenti da poter mettere in Ma calendario io non te ne per poter do votare, una colpa, è io non questo te ne quello do, che, ma guarda, la quello che mi, soluzione te l'avevo quello data, la che mi spiegata, aspetto io, ma quello che mi nessuno fa aspetto queste io cose. è questo. Solo che non succede questo, succede che siccome la collega ha posto, ha evidenziato un problema gravissimo, gravissimo, non grave, gravissimo, che vale quanto i rifiuti per la città di Palermo, che è quella dell'avere pagato un pizzo su un tagliando, va bene. A fare di 5 euro dove l'azienda ci guadagna 5 euro e credo che questa denuncia sia gravissima. Qualcuno ci deve dare dei chiarimenti. Il nascondersi di questa cosa, chiaramente, per me è nascondersi Però Lemmo, dietro ma il un dito. Si chiarimento te lo stanno dai? nascondendo dietro Ma un scusa Lemmo, dito. io qua non Però ti ho se tu fatto. mi vieni a Ma se il dire, chiarimento, mi scusa Mimmo, Lemmo. io voglio il dibattito sui rifiuti in questa No, ma città, io io Mimmo, non lo ma se il faccio un chiarimento te domani l'una, te l'incontro. lo dai il 12 o te lo dai il 18, ma che me cambia? Ma io ho detto aspettiamo giovedì e prendiamo la decisione assieme alla terza commissione. E qui, che cosa Ho cambia? detto questo. Anzi, è più giusto nel momento in cui già quello ti dà la disponibilità e te l'ha data per il 18. Ok, vediamo dal 18. Mi Vediamo la sembra, disponibilità anche nella terza, perché Presidente, può darsi che la mi terza sembra sia che c'è una convocata tabella già per il giorno allegata. 18. Giulio. Non siamo solo noi, c'è un'altra commissione. Ma abbiamo però il tempo, da ora al 18 abbiamo il tempo. E 18 a commissione, pigliate, ma meglio che si faccia il 18, perché tutti e nessuno può avere scuse se tu la fai il 18. Ti voglio ricordare che la commissione, ancorché convocata, una commissione si può convocare per esempio a 9, e se ti dicono, vabbè, la facciamo all'11, ok, si sa tutti i giorni, dalle 9 a mezzogiorno, all'una si sta in commissione. Ma Ma io qui. è legittimo pensare in questa terra. È Sì, poi tra legittimo l'altro esprimere per hanno noi che allegato, mi siamo in pare, una politica, tabella. esprimere un Io pensiero. non l'ho decodificata, questa tabella che hanno allegata. E quindi anch'io aspetto chiarimenti per la tabella per capire quali sono. Ma soprattutto voglio capire i numeri per fare questa moltiplicazione, per capire se realmente ci stiamo parlando, di che cosa stiamo parlando, e meno lo Giulio, ricordo. anche se fosse un solo tagliando che si stacca Sì, al giorno, ma per aspettiamo. me è Ma grave. non ha. Ma scusa Presidente, ma noi siamo consiglieri, io parlo dopo che so che cosa che loro parlano, perché se mi porta, cioè, mi evidenzia io, carte che hanno ragione loro, io che parlo prima. Aspettiamo No, che parlano effettivamente e poi c'è. dopo che le carte che ci portano, poi parliamo noi, che parliamo senza carte. Ma Io tu ti sulla sei tabella non dimenticato posso quello che hanno arrivare. detto in commissione l'altra volta? La dottoressa Carollo ha detto che noi come consiglio comunale che le abbiamo autorizzate. Questo è stato detto ed è registrato quello che io ti sto dicendo. Difatti io l'ho detto, guardi che lei è sotto registrazione. Ti devi ricordare questo particolare, Giulio. Io gli ho ricordato, dottoressa Carollo, quello che lei ha detto, è stato messo sotto registrazione. Ah, ci sono così, è giusto che lei lo sappia. Lei ha detto che nel 2018 il Consiglio Comunale ha votato l'atto deliberativo in cui si impegnava a fare quello che lei ha fatto, che non poteva fare, perché il Consiglio Comunale sicuramente non ha detto quello di andare a pagare un pizzo del 60% su ogni ticket. Il Consiglio Comunale ha dato, e io ho detto, mi rifiuto che lei possa dire una cosa del genere. Il Consiglio Comunale le ha voluto dare un atto di indirizzo e dire, non guardare all'esterno per procedere al servizio della ZTL per quanto riguarda la tecnologia. Guarda all'interno. Quindi gli abbiamo dato un atto di indirizzo del genere e non quello di andare a pagare il 60% per staccare un ticket per il giornaliero per la ZTL. E
Però queste cose, caro Giulio, sono state messe in registrazione durante l'intervento della dottoressa Carola. A me mi brucia. E volevo il contraltare, volevo il contraltare della Sisti, che mi dice che non può venire. Va bene, posso essere legittimamente infuriato, posso esserlo o no, posso pensare male, posso essere uno che questa cosa non gli aggrada, perché è troppo pesante digerire una cosa del genere. E sono legittimamente infuriato. La collega a far suo è legittimamente infuriato. Sì, però noi non sappiamo ancora queste cose, noi qua non le abbiamo comprese, perché effettivamente loro ci hanno mandato semplicemente questo schema che non si capisce, ma il problema può essere a monte, cioè nel senso che io per esempio, ma è una mia semplicemente curiosità, perché non ho capito lo schema, ma non è che poi, per esempio, su questa cosa può essere che è un rapporto tra Sispi e Amat, o è un rapporto dove sui tagliandi c'è anche qualcosa di diverso, no? oltre a questo tipo di rapporto, cioè c'è un terzo, per dire, perché che so chi li fa, chi gli fa il programma, non lo so che cosa possa essere qua, e quindi l'aggio va a qualcuno, se non ho capito questo, purtroppo non possiamo sapere, perché alla fine si potrebbe scoprire che effettivamente un tagliando costa tanto perché ci sono queste spese. Ma io ti posso dire che a quel punto, se mi dimostrano che tagliando possono essere le spese, il tagliando elettronico viene eliminato. Vabbè. Ha fatto un tabacchino a 5 euro che entrano tutte all'azienda. Va bene. Ok. E questa è una proposta, però prima di parlare, permetti che prima lo sappiamo. Allora aspettiamo di ciò. Vengono a dirmelo. Ferrari dice una cosa che tu, cioè poi non è da Ferrato. Ferrari ti dice: ma se chiedo di avere un risciotto, e però c'è una situazione, quello non ti viene prima, l'altro. Ma io posso essere cattivo pensante e dico che siccome mi trovo prigioniero di un'amministrazione latitante in questo momento, perché è ingiustificato che il sindaco per 10 giorni mi blocchi i lavori, e sapendo che la legge mi dice che la mozione di sfiducia non la posso prelevare per legge entro 10 giorni, dopo 10 giorni, se non dopo 10 giorni. Che cosa ha voluto fare con questo? Uno spreccio al consiglio comunale, uno spreccio alla città. Io sono legittimamente incazzato. Ma questo è un altro aspetto, è un aspetto politico. E devo sentire un mio collega che mi viene addosso e mi viene a criticare pure se io sfogo o se la collega sfoga. Ognuno di noi c'è un suo carattere, ma finiamolo, per favore. No, io credo che le parole di Ferrara sono interpretate in un certo modo, che non che sono interpretate in maniera diversa. Non ha detto questo. Io, ma per carità, io, sai, quanto io ho rispetto per Fabrizio, e quanto lo voglio bene, e lui lo sa perché è stato con me tanti anni. Uno semplicemente con questo sistema non si guarda negli occhi, e magari se c'è una battuta magari non riesce a leggerla nell'espressione di una persona, ma questo, di questo me ne dispiaccio, ecco perché dico approfittiamo 5 minuti per poterci guardare in faccia, perché giustamente così non funziona. Io non posso vedere la tua espressione, il tuo stato d'animo, non posso leggere i tuoi occhi in quel momento, perché magari io sono più esasperato, tu magari mi dici Mimmo, lo conosco da 20 anni, e è un momento di cioè, questo sistema qui per me è balordo proprio, credetemi così, se le cose vanno tutte bene, bene, ma come si fa a reggere in questo modo? Va bene, io mi sono sfogato. Io sono d'accordo, chiedo scusa, sono d'accordo con te, che ci vuole un momento di riflessione per chiarire e in maniera tale che si possa partire ancora meglio, perché ci sono da portarsi, e poi chiaramente il fatto di essere in questa modalità
chiaramente fa sorgere tutti questi problemi, perché se non ci fosse questa modalità possibilmente andremmo molto meglio, e questo ne sono convinto. Questa giuro, modalità ci penalizza. Giuro, sono perfettamente d'accordo, perché questo sistema ci sta mettendo in forte imbarazzo, anche come tensione nervosa, per me che tecnologicamente sono indietro, e sto facendo delle cose che io stesso dico, ma se riesco a farlo, bene, forse un anno fa non ci pensavo completamente che potessi gestire, di poter gestire una commissione a distanza. Non lo so, forse questo stress, lo stress della vita normale più questo stress del dibattito a distanza, credo che mi metta in forte difficoltà, a me forse un po' a tutti, per gli altri, perché nessuno è abituato in una situazione del genere, non c'è supporto, tu anzi, diciamo, come commissione si riesce a fare le cose. Guarda, pensa invece che lavoro c'è, per esempio, tutti i consiglieri in questo momento, qualunque sia consigliere, come dal punto di vista politico non riesce a muovere un dito. Non riesce a muovere un dito perché è tutto bloccato, tutto. Uffici che non ce ne sono, dove vai non c'è nessuno, perché non è che c'è un problema, non vengono in commissione, il problema è che non ci sono nemmeno negli uffici, non è che tu vai negli uffici e ti trovi in una situazione. Io sono perfettamente d'accordo che non può esistere che ti arrivano, ci sono dirigenti che tu chiami e non vengono da mesi, che tu chiami e per mesi non vengono. C'è una cosa, c'è. E questo è un fatto, però poi le cose in commissione, e poi da un lato si fa in un modo, e poi dall'altro lato invece è come si giustificasse le cose. Funziona. Giulio, ci sono persone che aspettano un documento all'urbanistica per sistemarsi le cose dopo avere pagato, e non poco, 20.000 euro, e da 12 anni non gli danno risposta. 12 anni! Ma non gli danno risposta. Che tu ci arrivi, io credo che non si perdono, per esempio. Il lume della ragione si perde per chi ha un'attività, per chi vuole fare un'attività, per chi vuole come tu vedi. E qua mi trovi d'accordo, Noi dobbiamo aiutare i cittadini che hanno tutte queste lamentele, sono a decine, a centinaia ormai che si lamentano, le categorie che si lamentano. E dice, noi dobbiamo lavorare su questo, come commissione, ci mettiamo una mano. E infatti, davanti al caos che c'è in quegli uffici, all'urbanistica, all'edilizia privata, del SUE, che è la situazione così drammatica com'è con i cittadini, noi non abbiamo un dato, ma è un problema. Quindi noi, invece di chiamare gli uffici questi qua e farci spiegare che cosa sta succedendo in questo... Ma non vengono, Giulio, non vengono, l'abbiamo chiamati e ancora non aspettiamo risposte, le dirigenti per venire qua, l'assessore al personale, come avevamo detto, col dirigente, non è venuto, nemmeno il dirigente è venuto. Mimmo, e io, vedi, e io sono per fare le azioni forti. Quando uno non viene, io convoco in maniera provocatoria la commissione, quel giorno ce la convoco all'ufficio libero, ci veniamo a trovare tutte, sappi che quel giorno stiamo venendo tutti da te. Così io, la provocazione ce la facisse, la commissione si riunisce nel smart work e dopodiché sospende i lavori e decide di andare a trovare, di recarsi nell'ufficio che si collabora mantenendo la distanza, perché mi faccio fuori. Per la cronaca, al di là delle iniziative che secondo me possono essere fatte in commissione, risolviamo questo problema e ne parliamo un attimo dopo. Il ragioniere generale ha delegato il dottore Pulizzi. A chi, dottore? Pulizzi, per giovedì. Va bene, bene, Pulizzi, è arrivato a un certo punto. Prendiamo atto di questo. Va bene, intanto
invito il segretario a procedere alla lettura del verbale di questa seduta e poi successivamente di mettere ai voti per appello nominale il parere sul verbale. Sì, presidente, un attimo che termino quest'ultimo tema. Sì, insomma, ci mette insomma sul due buttare la miseria. Ai ai ai. E allora, presidente. Do lettura del verbale. Del verbale 163. Il presidente Russo alle ore 9.07 in prima convocazione apre la seduta in modalità telematica con la presenza dei consiglieri Argiroffi, Ferrara, Melluso e Tantillo. La registrazione della seduta, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link della commissione nel sito del comune. Gli argomenti da trattare, la comunicazione del presidente, varie ed eventuali, letture e approvazione del verbale. Il presidente Russo comunica ai consiglieri l'assenza di eventi. Il dottore Maneri, invitato per oggi, ha comunicato, causa precedenti altri impegni istituzionali, l'impossibilità a partecipare sia alla seduta odierna che alla seduta congiunta di giovedì prossimo 21. Il presidente Sispi e l'ingegnere Monreale comunicano anch'essi tramite mail che per giovedì 10 prossimo 21 non potranno partecipare. La consigliera Girolfi interviene per chiedere se almeno il ragioniere generale sarà presente per avere delle risposte ai quesiti che porrà. La segreteria fa presente che è pervenuta una mail della dottoressa Agnello che comunica anch'essa l'impossibilità a partecipare alla videoconferenza congiunta del 10 prossimo 21 per sopravvenuti impegni. Il presidente Russo, vista la mancata partecipazione di quanti invitati, propone di confermare la seduta congiunta per giovedì e prendere atto di quanto sta accadendo sulla mancata partecipazione. Il consigliere Ferrara ritiene per i prossimi incontri e inviti con gli enti e uffici di prendere contatti telefonici preventivi al fine di avere la certezza della loro partecipazione ai lavori di commissione. La commissione apre un ampio dibattito. Il presidente Russo alle ore 9.33 sospende la seduta e chiede di staccare la registrazione della videoconferenza. Alle 9.35 il Presidente riprende i lavori riassumendo quanto in itinere negli incontri dei prossimi giorni. Il consigliere Tantillo interviene per esplicitare il proprio pensiero nel merito degli eventi. Si apre un approfondito dibattito sul tema in questione. Il Presidente comunica che il ragioniere generale ha delegato il dottore Pulizzi a intervenire in videoconferenza per l'invito di giovedì. Il Presidente ritiene esauriti gli argomenti da proporre e in mancanza di ulteriori richieste da parte dei consiglieri chiede al segretario supplente di dare lettura del verbale della seduta odierna che viene posto in votazione per appello nominale. E allora, passo Presidente. Alla votazione. Passo alla votazione. Presidente, favorevole. Consigliere Girolfi assente, consigliere Caroni assente, consigliere Ferrara assente, consigliere Gentile favorevole, consigliere Melluso favorevole, consigliere Tantillo favorevole. Bene, presidente, il verbale viene approvato dai presenti. Sì, bene. Il verbale è il parere positivo e quindi invito la segreteria a togliere la registrazione e la seduta è chiusa.
Bene, Presidente. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti.